Siamo a Milano, in piazza Castello, e siamo pronti per fare quattro passi nel villaggio di partenza della Milano-Sanremo. Ed ecco il Castello Sforzesco. E iniziamo subito con la macchina del team Novo Nordis e delle splendide Colnago. Anche se, devo dire, un po' sporchine, Vi faccio notare che le bici di marchi italiani sono le più diffuse tra le squadre dei professionisti. Vi dico subito che per le bici bianchi del team Jumbo Visma ci sarà, anzi c'è già, un video dedicato a parte, essendo le mie bici preferite. E quindi non le troverete in questa lunga carrellata. E intanto siamo già passati alla BMC, come bici ovviamente, con guarniture trasmissione Rotor. È l'unico, mi pare, che monti il gruppo Rotor, e questa è la bici di Nizzolo. E monta un 54, ragazzi. E dopo il pullman della squadra passiamo all'auto con le bici KTM. Con freni a disco. E qui abbiamo trasmissione SRAM. E il team in questione, come potrete leggere tra poco, è il Neri Sottoli Selle Italia. Siamo già arrivati a uno dei top team, ovvero la Movistar, che ha tra le sue fila niente po' di meno che il campione del mondo Alejandro Valverde, e andiamo quindi a vedere subito la sua splendida bici Canyon, in questo caso. Con la trasmissione Campagnolo, quindi ancora Italia che domina, questa volta però nella trasmissione. Il pullman della Lotto Soudal, la squadra di Thomas De Gendt. Ora però non so quale sia la sua bici. Comunque abbiamo bici Ridley. E ancora Campagnolo. Campagnolo sia come trasmissione che sia come ruote, con le sue mitiche Bora Ultra. Passiamo alla Bardiani CSF con le sue italianissime Guerciotti. E ancora Campagnolo Super Record. Non riesci a metterla dietro, così almeno facciamo un po' di più in fretta, di spazio anche soprattutto. Bahrain Merida, la squadra di Vincenzo Nibali, il detentore del titolo. Vincitore dell'edizione 2018, splendida vittoria per Nibali, e anche quest'anno vorrà dire la sua, e questa è la sua meravigliosa Merida. Assaporiamo la bici con cui Nibali fa le sue imprese, ruote Fulcrum, come le mie, beh, modello diverso ovviamente, SRM Power Meter, Dura Ace, quindi Shimano come trasmissione.
succede proprio sotto i nostri occhi. Il meccanico ha preso la bici di Nibali e gliela porta. Seguiamolo. E ovviamente è la prima bici che viene messa a posto di fronte al pullman della squadra. E anche alla Sunweb di Dumoulin stanno mettendo a posto le bici, pronte per i corridori. E andiamo quindi a vedere da vicino le Cervelo del team Sunweb con freni a disco, Shimano Dura-Ace, S5 in questo caso la bici, e questa è una Pinarello però di un comune mortale, ma è una signora bici, devo dire. E siamo alle Bottecchia della Androni Giocattoli e gli altri sponsor ovviamente che poi compaiono anche sulla bici. Shimano, Dura-Ace, niente freni a disco in questo caso. E sottolineo ancora una volta, Bottecchia, altro marchio italiano. E questa è la bici di Matteo Montaguti, squadra italianissima. E Selle San Marco, altro sponsor italiano, produttore top. Andiamo a dare un'occhiata anche alle Bottecchia che sono sopra alla macchina del team Androni Giocattoli, così le possiamo ammirare da più vicino e in tutti i particolari. Quello là di Piccoletto che parla col libro, abita lì dove ha vinto la Forza Atea. Vai, vai! Puccio c'è da fare! No, Puccio! Lascia stare Puccio! Andiamo ora alle coloratissime Cannondale del team IF. Ruote Metron Vision e freni a disco. Andiamo a vederla in tutti i suoi particolari e qui abbiamo la guarnitura della FSA, un 5339. E questa è la bici di Simon Clark. Passiamo alla Cofidis. E qui abbiamo le bici, le Quota, subito dietro con nastro Fizik, splendido manubrio, della Deda, che è uno ovviamente degli sponsor di questa squadra, ruote Campagnolo Bora Ultra, e questo ci fa supporre che anche la trasmissione sia Campagnolo. E siamo già alla Trek Segafredo Zanetti ed ecco le splendide fantastiche Trek Madonna.
freni a disco per questi bolidi aerodinamici, ruote ovviamente della famiglia della Trek e trasmissione ovviamente SRAM, e in questo caso possiamo notare che c'è un monocorona, un rarissimo monocorona che dietro, adesso andiamo a vedere il particolare, monta un 1032. 17, 19, fino ad arrivare al 28. Ma questo qua è il 32. Quello è un 32. È un 32 questo. 32, ma quello è un 32 questo qua, sì, ma sì. È un 32. Cazzo. Il monocorona però è un caso più unico che raro, perché almeno per ora, perché il resto della squadra, il resto delle bici preparate monta una tradizionale doppia corona 53-39. O forse no, perché la SRAM ha rinnovato anche tutte le tradizionali corone anteriori. E qui abbiamo la Stana che dedica il suo pullman al ricordo di Michele Scarponi. Una ripresa dedicata a un cameraman più serio di me, e torniamo alla Stana e alle sue bici Argon. Argon 18 con ruote Corima. Non c'è niente. Trasmissione Shimano, ma corone anteriori della FSA, guarnitura della FSA. Dura neanche un chilometro, quello che può essere il calore che ti può generare. Freni a disco. E andiamo alle Specialized della Quick Step, anche loro con freni a disco e trasmissione Shimano Dura-Ace. E nella nostra passeggiata ritroviamo delle splendide Colnago con trasmissione Campagnolo, ruote Campagnolo Bora Ultra. E passiamo alle Giant del team CCC con il campione olimpico Greg Van Avermaet, e la sua bici si riconosce assai facilmente, è dorata. Freni a disco e trasmissione Shimano Dura-Ace. Vediamo da vicino una delle bici di riserva di Greg Van Avermaet, quella messa sul castello sopra alla macchina della squadra. Guarda che adesso fa tutto più basso, più gobbo. Michael Shah, Mario fa tutto senza 54, usa quello sotto piccolino. Va bene, di sicuro si sale, dunque. E andiamo alla Direct Energy, che ha scelto come bici le italianissime Wheeler Triestina. Questa versione nera è quella di Nicky Tepstra, il capitano della squadra, Shimano Dura-Ace la trasmissione, ma sinceramente io preferisco quelle gialle
favolose di tutto il resto dei componenti della squadra. Solita folla di fronte al pullman della Bora Ultra in attesa del mitico Peter Sagan. E intanto alcuni corridori della Katusha vanno al foglio firma. Torniamo alle bici, in questo caso la macchina e il castello con le bici sopra, della Bora Ultra, e questa, la prima, adesso andiamo a rivedere con più calma, è una delle bici di riserva di Peter Sagan, non questa. Qui è solo per vedere il freni a disco, ecco, questa è una delle bici di riserva di Peter Sagan, ma probabilmente, non lo so se è una di quelle che usa per fare le salite, perché non è una Venge, bensì una Tarmac. Parliamo ovviamente di Specialized, che monta un gruppo Shimano Dura Ace. Infatti sulla macchina di fianco abbiamo l'altra bici di riserva di Peter Sagan, e questa è una Venge, chiaramente bici più adatta a uno sprinter. Sprinter è un po' limitativo, Peter Sagan è un po' tutto, 360 gradi. Ecco la sua bici col nome firmato. A Gédozère la mondiale. Bici Eddie Merckx. E questa è la bici di Nasen. Ruote Corima della Mavic. E gruppo Rotor. E passiamo al Team Sky per la sua ultima Milano Sanremo, sì, perché da maggio cambierà lo sponsor principale del team. E qui siamo con un altro marchio italiano di bici, Pinarello, la Dogma F10, e questa colorata di bianco e rosso è quella del capitano Kwiatkowski, anche campione nazionale polacco e capitano in questo caso del Team Sky per la Milano Sanremo. Passiamo a un'altra F10 che però è di un comune mortale che evidentemente si tratta bene. Ancora un particolare della bici di Kwiatkowski, quella messa sul castello dell'auto, e andiamo quindi ad assaporarla in tutti i suoi dettagli.
andare anche a Malmolto. C'era lì anche Guercileno. Passiamo ad un'altra italianissima bici, le De Rosa, altro marchio italiano, l'elenco si allunga, dominiamo come produttori di bici delle squadre dei professionisti. Manubrio della Vision Metro, ruote Vision e bici disegnata niente po' di meno che da Pininfarina. Selle Italia, altro marchio italiano. Andiamo al team Katiuscia con le sue Canyon rosse e bianche. Freni a disco. Devo dire che ormai le squadre che montano, le squadre e i ciclisti che scelgono di montare i freni a disco sono sempre più numerosi. Torniamo per un attimo alle De Rosa poste sul castello della macchina del Team Israel Academy. E questa che sembra una bici strana, in realtà è un dispositivo per fissare la bici al tetto della macchina. E qui siamo alla Mitchelton Scott dei fratelli Yates, che però mi pare non siano presenti alla Milano Sanremo. E qui però vediamo i dettagli di questa bici. Quelle sul castello avevano il freno a disco, quelle a terra no. E qui abbiamo anche un particolare interessante, ovvero la Mitchelton Scott ha montato sulla pipa manubrio dei suoi atleti un riassunto con i punti più salienti del percorso della Milano-Sanremo. E intanto vengono sistemate le borracce sulle bici. Selle della Prologo per le bici Lapierre del team Groupama, team francese. Intanto vediamo che il meccanico fa gli ultimi ritocchi alle catene dando un'oliatina
per far scorrere meglio le catene alle bici dei corridori. E per concludere torniamo alle splendide e giallissime bici Wheeler Triestina, che io trovo sinceramente stupende. Wheeler Triestina, che sono anche le bici del mio mito Omar Di Felice, l'ultraciclista per eccellenza. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, arrivano altri video dal villaggio di partenza. Ciao, alla prossima!